neri, perché ci ricordano come si rideva ieri. Buonasera, come state? Buonasera, guarda che bello! Buonasera, guarda questo pubblico meraviglioso! Meraviglioso! Stupendo! Meraviglioso! Allora, Turi! Sì, va bene! E allora, gentili signori, ciao, ma soprattutto gentili... Ecco, vedi, si può mucciare! Ciao! Non vuole parlare! Allora, intanto, grazie per essere venuti stasera. Un contenitore di sicilianità. Dopo le canzoni c'è un attimo di cabaret. Stasera vogliamo rivoltare un po' la frittata, perché c'è stato un politico leghista che ha detto: quando parla un siciliano bisognerebbe far uscire la didascalia perché non si capisce niente. Perfetto. Ricordo però a questo politico che la lingua italiana è nata qui, nella nostra terra, che noi non parliamo un dialetto ma una vera lingua, e stasera noi, nello sketch che faremo, rivolteremo la frittata, vi faremo notare come un siciliano, quando qualcuno parla correttamente l'italiano, non capisce un tubo. E allora, con Turi Killer, che ci uniscono tantissimi anni, non diciamo quando perché sono troppo assai, poi scoprirete che abbiamo superato da poco i 30 anni. Non parlava da film, no? Quindi ho bisogno invece ora di voi. Sulle ali della vostra fantasia viaggiate. L'anfiteatro di Zafferana diventa un albergo, l'albergo della pace, e questa è la hall del grande albergo. Ah, zighi baghi zighi bu, l'italiano non ci stette a pensar su, se la prese per la mano, la portò molto lontano, sotto un albero laggiù. Dimmi il tuo nome, bella indù, zighi baghi sono non scordarlo più, e per meglio ricordar tosto lui si mise a far zighi baghi, zighi baghi, zighi bu. La, 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 la. Albergatore! La. Di casa! Sì? Funnagaro! Prego! C'è qualcuno? Sì! È permesso? Sì! Albergatore? Sì! L'albergatore? Sì! Buongiorno! Buonasera! 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 Scusi! Buonasera! L'albergo della pace? L'albergo della pace, buonasera! Benissimo! Buonasera! La becchiavi, copettone liscio, scusi! No, no, assolutamente! È venuto lei qui? Sì! Là, mi dica! Scusi, l'albergo della pace? E l'albergo della pace? Là, mi dica. Senta, questo è l'albergo della pace? È l'albergo della pace, là, mi dica. Senta, con il suo vecchio dire, a Mascalucia. No, 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 là, mi dica, lei mi deve dire cosa ha bisogno. Io ho bisogno di una camera. Ha bisogno di questo una camera? Questo è l'albergo della pace? Venga, venga, venga. Benissimo, io ho litigato con mia moglie. Lei? Voglio stare in pace. Ha litigato con sua moglie? Con mia moglie, sì signore. Ma voglio perché? Una camera. Ma perché lei è sposato? Perché? No. Non si vede? No. No, no. Sua moglie com'è, bella? Appena me, ci vuoi dire a lei? No, 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 vabbè, lei si è sposato, l'ha litigato con sua moglie. Sì, sì, si litiga sempre. Sono qua in questo albergo, ho sentito che si chiama Albergo della Pace. Albergo della Pace, guardi che tranquillità. Benissimo. Allora lei è venuto perché ha bisogno di una suite. Non quale suite? Una ha camera, di una, c'è una camera? Perfetto, mi venga dietro, le posso dare stasera, se vuole io stasera le posso dare il numero 23, le piace il 23? Senta, scusi, posso sbagliare, che albergo della pace è casa. È l'albergo della pace. E allora che cosa significa che ci posso dare? Che cosa posso vuole? Dare, se lei vuole, il numero 23. E allora parlasse come sa parlare, che modo è? Perfetto, posso dare? Perfetto, lei ora mi darà le sue generalità, va bene. Signor, come si chiama? Io, Occhiofino. Occhiofino? Sì. Allora, c'è questa camera o non c'è? C'è la camera e la sto segnando. Benissimo. Nel frattempo lei la tiri fuori e la metta sul tavolo. Guarda che con qualche valigia può dire compriare. Guarda che bello. Senta, scusi, questo è l'albergo della pace? È l'albergo della pace. E allora che cos'è entrare fuori e la metto sul tavolo? Vabbè, non si muove, se non la vuole tenere fuori, mettetela sul tavolo, se la tengo in mano, forza. Ha pensato, guarda, ma che sbagliare.
Scusi, signor Finocchio. Occhiofino, io sono venuto qua, sì. Ho detto che ho litigato con mia moglie. Perfetto, lei vuole io stare in pace, vieni, non è vero, la pace. C'è una camera che posso stare in pace. Guardi, io le devo segnare, quindi per segnarlo lei mi deve dare la carta. Lei ha la carta? Non ne ho carta. E senza carta? Che carta vuole lei? Ma che cosa? Che vuol suonare? Carta igiene, che la si mazza e ci abbassa. Non mi interessa solo lei. E allora che carta vuole? Lei mi deve dare la carta d'identità. Non hai carta d'identità. Non ha carta d'identità? No, signore. Allora io le faccio le domande e le risponde. Benissimo. Dunque lei è pronto per la prima domanda? Io non ne so, ma rischia tutto. È pronto per la prima domanda? Sì, signore. Perfetto. Lei come si appella? Io non ho mi appello. Lei si appella. Io non mi ho appellato mai. Lei si deve per forza appellare. Non posso dire mia che non mi hai appellato. Ce l'hai a dire a lei. Senta, ma tutti si appellano, intendo dire, lei come si chiama? Ma non lo parresti, non possiamo parlare. Si appella, ma quando sono ignorante le persone sciogliete, guarda. Va bene. Non lo faccio con mia moglie, magari con questo signore. Come si chiama lei? Nicolino. Nicolì. Beh, e dietro Nicolino cosa c'è? Dietro Nicolino? Sì. Come? No, no, Nicolino, sì, signore, deve avere la coda. Ah, pure, chi era c'è? Insomma, Nicolino deve avere qualcosa infilata dietro. Senta, oh, signor Finocchio, signor Occhiofino, io mi chiamo Occhiofino. Da che stavo a parlare? Da me, ma che cos'è? Mi ascolti, lei ha detto che si chiama Nicolino. Sì, signore. Nicolino solo, non può stare. Ah, non posso stare no. Solo, è nato solo. Sì. Io allora me la sto solo, che come questo solo. Ma che cosa sono questa cosa che sta dicendo? Ma lei, che uno per stare in pace, arriva lei, che cos'è? Mi ascolti, guardi, lei stasera sicuramente me la farà scappare. E sta sentendo un nemico, allora ci piace pure. Allora, mi ascolti, signor Nicolino, lei mi ha detto che si chiama Nicolino. Nicolino! Nicolino deve avere qualcosa dietro. Nicolino, ma solo, qualche Nicolino cosa da solo non può stare, perché Nicolino deve avere un cognome. Ma allora parlasse come possiamo parlare, oh, Madonna, ma che cosa è? Madonna mia, oh. Mi dica il suo cognome. Nicolino, Nicolino, sì. Da Tarangio. Tatarangio? Tatarangio! Con l'accento sulla O. Ma l'accento in estate c'è Leo che c'è cavolo. Non era, la Tirolina si metteva sempre. Nicolino Tatarangio. Perfetto. In nome del padre. Del figlio dello spirito sentito. Mi deve dare il nome di suo padre. Che cos'è? E allora lei, il nome del padre, del figlio dello spirito. Il nome di suo padre. Il nome di mio padre? Sì. Nicolino. Nicolino lei e Nicolino suo padre. Sì, signore. Vabbè. E mi dico una cosa. Suo padre vive? Vive? Io bottichini! Ogni sera vuol dire sono un rivoglio, io vuol dire sono un rivoglio. Ma che cosa? Ma allora così, come una signa ogni sera. Ancora. Come una signa. Non vive come bene. Vive, insomma, suo padre è vivo? Mio padre è vivo, ma io ho camposanto. Senta, signor Nicolino, io quando parlo con lei mi sento mezzo cretino. Meno male, sicuramente starà migliorando. Mi sento mezzo cretino. Senta, lei mi deve dire, senta, lei mi deve dire una cosa davanti a questi amici. Sì, signore. Se suo padre è vivo, com'è che è al cimitero? Senta, mio padre è vivo, ma io ho camposanto. Perché? Perché fa? Guarda capotte! No, non me lo potete dire prima! Non me lo che potete dire! Che vuoi guarda capotte? Che è di essere morto? Ma che fa? Guarda capotte che è morto! Ma che ragionamento fa lei? Scusi, non è lei, signor Maggiottino! Dunque, ora lei mi deve dire invece, questo è importante. Sì, signore. Sua madre come si mette? Come si... Ora c'è un coppio di valigia, che scumbria, parola mia, senta. Ora, caro signor Finocchio, signor Finocchio, lei ora sta becereccia la goccia fuori dal vaso. Ma che modo è che domanda come si mette mia madre? Certo, lei mi deve dire come si mette sua madre. Sì, sì. E se ci richiesse come si mette, che fa lei? Io le direi come si mette mia sorella, come si mette mia madre, come si mette mia zia, come si mette mia nonna. Bella famiglia di Guastasi. Buona famiglia. Cosa?
bene, sono pazzo, sono forte, non si può. Mi ascolti, signor Nicolino, perché non mi capisce? Io parlo in italiano e lei non mi capisce. Io intendo dire come si mette sua madre. Sua madre come si chiama? Allora, Maricista, come si chiama? Non come si mette mia madre. Che saccio come si mette mia madre? Come si chiama sua madre? Mia madre si chiama sì. Nicolina. Nicolino lei? Sì, signore. Nicolino suo padre? Sì, signore. Nicolina pure sua madre? Sì, signore. Siamo una famiglia di Nicolini. Che cosa vuoi? Vedi? Nicolina come? C'è per Nicolina Tatarangiocco in Minchietti. Glielo vuole dire come mai sua madre ha due cognomi? Ho capito! Sua madre ha bissato due volte! E mi dica una cosa, lei, signor Nicolino, è figlio del primo o del secondo letto? Ma quale secondo letto? Letto sempre uno, sta. Secondo letto. Sua madre si chiama... Andagna, va bene, io. Perfetto, va bene. Abbiamo finito con questa camera... Sì, 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 un'ultima cosa. Benissimo. Mi dico un po', lei ne ha una o più di una? Ma perché, scusi, c'è qualcuno che ne ha più di una? Sì. Sì, e le dico una cosa, è venuto un signore che ha fatto il furbo, mi ha detto che ne aveva una, e invece sa quanto ne aveva? Quanto ne aveva tre, se l'immagina quando le ho messe dentro tutte e tre. A lei, a me, a me, a me, a me. Chi è che ha lanciato? A lei. Lei mi deve dire se ne ha una o più di una. Allora appena appena ne ha una. Appena, appena ne ha una, e mi dico un po', lei ce l'ha di pelle o di plastica? Senta, ma perché c'è chi ti ha le plastica magari? Guardi, in confidenza davanti a questi amici io glielo dico. C'è quella di plastica, ma non va bene. È venuto un signore che ce l'aveva di plastica, appena mia sorella gliel'ha presa in mano, pa! Si è rotta tutto. Porco, non c'è niente in mano, si rompe. C'è la plastica. Lei come ce l'ha? Io di pelle ce l'ho. Ce l'ha di pelle, sì, signore. Ce mettissi, ce l'ha di pelle. Di pelle? Ma... mi scusi, lei... Ci mettesse, mesi! Sì, ho messo che ti bella, ma... No, che non ci mettesse le plastiche, ma io mi voglio cattare l'agenzia del mercato. No, 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 ma perché ti dico un po'? Lei ha avuto sempre questa? Ma perché, scusi, che fa, si cancella? Ma che è? Ma che cosa significa? Mi scusi, signor Nicolino, lei di cosa pensa che stiamo... No, di cosa sta parlando lei? Io intendo sapere se lei ce l'ha di pelle o di plastica la valigia! Ma l'avessero ammazzare lei di noi, ma come parla? Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, guarda. Ma che cos'è, per favore? Facciamo una bella cosa. Io invece ora l'accompagno subito, sì, a farla vedere. C'è questa camera? Una camera bellissima, stupenda. Tranquillo, tranquillissimo. Voglio avere pace. Pace. Abbiamo quelli balconi. Balconi. Ah. In quella stanza, sì, sì, ci sono tre balconi. Bene. Appena arriva, apriamo il primo. Bello. Meraviglioso, stupendo. Aria tantissima, tanto verde. E poi un'illuminazione particolare. Tante piccole lucine che la notte si accendono qua e là. Ta, 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 perché lei è sul cimitero. Puoi cimitero? Senta, ma ti vai con questo balcone? Non c'è fatto che ci sono anche le pacche con quello. Apriamo il secondo. Sì, signore. Il secondo meraviglioso. Aia. Meraviglioso dove lei vedrà delle persone. Aia, aia. Animate, queste parlano, però lei non dia retta a quello che dicono, perché quello è l'ospedale dei pazzi. L'ospedale dei pazzi? Sì. Ma non lo voglio. Ma che fa? Stai giocando lei? Apriamo allora l'ultimo balcone, il terzo. Meraviglioso. Cosa bella. Lì vedrate le persone, ma quelli non parlano. No. Ogni tanto però sente che fanno qualche colpo di tosse. Il tubercolosi. Ma che congiunte? Senta. Mi ascolti. Mi stai vedendo? Mi ascolti. Io ho voluto scherzare con lei. Perché le confido una cosa. Io sono siciliano. Lei? Certo, non solo, ma le farò vedere una cosa. Occhio siciliano, e se non chiamare... sono siciliano, ma sono di Catania. Ha visto che mi vede. Catania! Certo. Forza Catania! Ho voluto scherzare. Ho voluto scherzare. Uno per uno di siciliano che si chiama Pinocchio. Non posso scherzare con lei. Ora invece facciamo una cosa. Ora vi confessiamo una cosa. Stasera venendo qui volevamo stupirvi con effetti speciali, ma... Faccio minchiare, non ne scemo! No! Ma questa mi è stata veramente un finale...